Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qua per la seconda puntata delle tier list. La tier list è quella un pochino più complessa perché questa, ragazzi, riguarda il competitive. Cioè qua bisogna stare attenti. Sono tutti pro player quelli che giocano, ovviamente non è il nostro caso. E ovviamente qua alcuni brawler che nella puntata che vi lascio nelle schede di tier list ladder erano molto bassi perché richiedevano skill, qua ragazzi ovviamente saranno molto più alti perché si parla tutto di brawler giocati da professionisti e ovviamente che possono rendere molto 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 bene. Come sempre poi Tramma farà un mappazzone di tutto quello che è successo. Voi vedrete, non so cosa vedrete, ma insomma alla fine il recap in caso ve lo faccio. Allora, 8-bit l'abbiamo visto ultimamente nei draft, è molto buono. Io per essere tranquillo lo mettiamo in B, ma potrebbe essere anche A, bit. Oddio, Ambra, io la metterei quasi tra i bidoni, Ambra, sì. In questo momento la mettiamo tipo accanto a Sam, davanti a Sam, dai. E Ash purtroppo, e dico purtroppo perché a me non piace, è A. Ascea. Bombardino pure è molto buono. Bombardino B. Bea in competitive potrebbe essere il primo della A indiscusso, che non lo tocca più nessuno. Bea rimane qua e non la muove nessuno. Ma bella è tanto buona. Su Santuario la giocano in competitive. Potrebbe essere uno dei capobranco di B. Sì, davanti a Bit, dai. Sì, davanti a Bit. Ecco, Bonnie in competitive A. Boh, secondo me in competitive sopravvalutato. Boh è B. Di più non va, secondo me. Perché sono stati bravi i totem a sfruttarlo con determinate cose, ma Boh ha bisogno di qualcosa che lo aiuti. Se no, non va. Brock anche in competitive è tosta. Non lo vedi quasi mai. Lo mettiamo C tra Ambra e Sam, dai. Se parte Buzz è forte. Metà B. Accanto a Bo. No, qua. Carl A, per forza. Colette potremmo metterla qua. Tra Bit e Buzz. Vi dico, Crow scavalca anche Carl. Lo mettiamo a capobranco del tier A, Crow? Dai, gli diamo la promozione subito a Crow. Però effettivamente è forte. Su Daryl io sono indeciso. Mettiamo qua. Dai, poi lo rimodelliamo. Edgar lo usi una volta ogni mai. Per assurdo l'Edgar potrebbe essere tra Bit e Colette. Enzo la giochi su Pinedina. Forse. E non va nemmeno proprio così tanto bene. Enzo io la metterei tipo capobranco C. Yves la giocavano su Canyon Boom Boom. L'han tolta come mappa competitive. Prima, secondo me, era B. B abbondante. Yves in competitive fortissima, ma non l'abbiamo vista ieri sei roundi. E comunque abbiamo visto un sacco di mappe e un sacco di draft. Eppure, oh, Yves, per il pool delle mappe che c'è adesso, secondo me non si merita. Non si merita così tanto. Vabbè, però lasciamo lì, poi lo cambiamo. Anche Fang è basso. Eh? Fang l'abbiamo visto una volta, gli hanno messo una palma contro, l'ha distrutto. Lo mettiamo in l'ultimo della C, poi vediamo. Almeno B, Jin, per forza. Però direi dopo bombardino. In A dopo bombardino. Griff B, dietro Colette qua. Grom A. Ma sopra o sotto bombardino? Forse Grom lo schivano un pochino di più. Però è forte, eh? Janet poteva essere uno dei primi di Ara. Però non è ancora così male, eh? La mettiamo in fondo alla B, dai. Vediamo. Jesse davanti a Edgar, sono d'accordo. Messa, fatta. Leon tra i bidoni. Davanti a Fang, che magari lo usi una volta in più. Ma insomma, siamo lì, eh? Max qua. Max S? S, dice. Lo spam, Madrage. Dynamite. Assieme a Barley. Ah, Dynamite, no. Accanto a Colette, dai. Sì, che vanno a braccetto su Hot Potato. Mr. P e Tiara. Per forza. Mr. P se l'è meritato. Mr. P legit qua, ragazzi. Questo, ragazzi, è il momento più alto del video. Drage che mi ha confermato che Mr. P è tierà. Bellissimo. Iris comunque è quel brawler che lo vedi su Piano delle Stelle e basta, eh. Cioè, nel senso, una mappa. È comunque un brawler che vedi giocare. Io lo metterei tipo accanto ad Ems. Dietro però Ems. Nita tierà. Dai, mettiamo qua, vai. Prima Otis era solidissimo tierà. Secondo me Otis potrebbe essere il capobranco B. Pam, ragazzi, Pam big upgrade. Pam ha preso la promozione. E Pam vola. Pam vola altissima. Io ve lo dico altissima qua. In competitive è forte. Mi è piaciuto su KO. Su Dominio ha giocato benissimo. No way, Pam A. Battle Sam, Amber, Ems. For this meta, you pick more often Pam than the other. You play a lot more Pam than Amber, Sam, Ems. In Ozone. In split, totem, play Pam, very, very good, impossible to beat, flying phoenix, with Barley, OP combo, for me is better.
Lui è Sam. Beh, ma lui lo vedi una volta ogni mai. È quel brother che non usa mai nessuno. Come fa a essere alto? Devono comunque essere brother che se le metti fanno la loro figura. Gli facciamo l'upgrade. Le mettiamo tutti a trenino dietro Janet. Le mettiamo qui tutti e tre a trenino. Penny ha, per forza. Potenzialmente anche in competitive la metti ovunque. Però dove? È lì vicino a Carl. E Piper però in competitive non carria. No, effettivamente vedi piuttosto un Umbra, lui e il Sam. Qua, no, davanti a Brock. Poi c'è in competitive, io l'ho perso di vista. Non lo usano più. Cioè, abbiamo visto sempre i tank senza il Pocho. Ormai c'è il tank che va da sé. In competitive il Pocho non... Il Pocho è tipo in fondo alla C. È il primo A. Il primo io lo metterei tra Mr. P e Bombardino. Bonnie è più versatile. Metterei davanti a Bombardino. Rico. Rico B. B molto bassa. Dietro, boh. Dietro anche Janet. Però non è nemmeno più forte di Am. Potrebbe essere l'ultimo della B. Sì, alla fine c'è cos'è? Hard Rock Mine. Basta. Ma come Pain? Grom e Jin in A. Grom è usatissimo. Oh, è comunque una tier list che si evolve. Nel senso che si può subire modifiche. Allora, Jin, Hard Rock Mine è usatissimo. Gem ne sfrutta tante. K.O. pure. Anche su Fenice Sfolgorante lo usano. Bounty l'abbiamo visto anche su Pian e le Stelle. Poi c'è Grom, che se ti bannano Bombardino, metti Grom. Se c'hai l'ultimo pick e c'hai Grom e Semino, metti Grom. Per favore, Bea S. Però Grom vince. No, Grom vince. C'è Semino contro in un draft, metti Grom. Su Pian e le Stelle vince. Bea, Drage, between Grom Max. Semino vince su Grom solo su quella mappa di coso, di K.O. che può chiudere, perché ti lascia fuori nella safe, e anche su Fenice Sfolgorante che nell'overtime tante volte vince. Solo in quelle due mappe lì, il resto è meglio Grom. Vabbè, l'hanno messa anche su Gem, magari potenzialmente Semino potrebbe essere in tiara anche lui. Tier list competitive. Bea, Crow, Max. Bea better than Crow? Vabbè, andiamo avanti. E Bea la lasciamo lì, poi la cambiamo. Allora, Raf. Raf è A, però in fondo. Alla fine gli altri sono meglio. Lui comunque è di supporto. Forse anche sopra Jinna, sì. No, sopra Mr. P no, perché tra virgolette se uno è bravo lo counter. Sandy purtroppo in competitive è un misto. Purtroppo sotto la B non la posso mettere, Sandy. Sandy B bassissima. Prima di Rico. Vabbè, Shelly come in ladder. Non si discute. Prima in classifica. Di Meg è calata tantissimo. Sembra che l'abbiamo nerfata senza nerfarla. Ma io direi anche vicino a Dynamite. Forse anche meglio di Dynamite. Accanto a Bit, dai, accanto a Bit. Shelly not S. What? Ah, make new tier broken. Ok, ok. Sì, Shelly first of tier S forever. Spike A. E io direi Spike anche bello alto. Forse davanti a Pam. Sprout. Sprout insieme a Bombardino sono i due thrower più usati. Perché Grom ogni tanto lo piccano, non lo piccano. Però Bombardino e Sprout sono i più usati. Potremmo metterli accanto. Forse un po' avanti Bombardino, ma siamo lì, eh. Quick va qua. Quick va lì. Va lì e nessuno discute, perché è giusto. Anche Stu è alto. Stu A, sopra Carla, accanto Ash. Sopra Ash? No, sotto Ash, dai, sotto. Surge C. Surge così basso. Oddio, effettivamente. L'avete più visto Surge in competitive? No. Tra Fang e Leon. Cos'è che aveva scritto Tara? Tara così alta? Tara siamo sicuri A? Dove ve la piazzo in A? Scusatemi. Io non sono molto d'accordo. Tara in fondo. In fondo a là. Tick. Allora, tra i thrower è il più basso. Perciò io direi dopo Dynamite. Dopo Dynamite, però anche dopo Vaz, dopo Janet. Oddio, potrebbe essere uno degli ultimi, sai? Potremmo metterlo qua. Dopo Sam, via. Gas altissimo. Gas a metà. Metà direi che se la merita. Sì, Gas è tanta roba. Gas potrebbe essere accanto a Carl. Io però lo potrei mettere davanti a Carl, perché Gas gioca anche da mid. Buster B. Buster anche secondo me B. E vi dirò di più. Davanti a Meg. Tra Bit e Meg. Grey A. Grey A ci sta. Grey in competitive è quel pick tanta roba. Tanta roba. Tipo, sì, tra Specchio e Penny ci sta bene. RT pure A. Potrebbe essere che davanti a Grey. Dopo la combo Gas Carla c'è lui. Willow pure, Meglio di Grom. Sì, qua dai. Che ha ancora un po' di difetti. Maisie. Maisie A, secondo me, è ancora troppo. Allora, Maisie è il cresci bene che ripasso. La mettiamo a capobranco del B. Lola. Lola B. Non C, però B. Secondo me Lola. Dite che dopo Buster non ci sta Lola. Tra Buster e Meg. Dopo Edgar, Lola. E via. Allora. Ora, ragazzi, questa penso sia una tier list competitiva abbastanza attendibile. Sono abbastanza contento del risultato. Ovviamente voi nei commenti siete liberissimi di commentare, appunto, se mettereste qualche brawler più alto, più basso, insomma, se fareste qualche cambiamento. Io ringrazio i ragazzi, ovviamente, che mi hanno aiutato qua su Twitch. Tanto avrete visto anche i messaggini mentre che il video sta andando avanti. E ovviamente vi chiedo un bel like, un bel commento. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.